Bentornati allo speciale salute di 7 sera, sono in compagnia di due amiche, due medici, due amiche, una giornalista. Allora ve le presento subito. Alla mia destra, Dvorah Ancona, ciao dottoressa Ancona, tu sei medico chirurgo, professore Università di Pavia, specializzata in estetica. Tu hai sempre questo sottopancia che ancora non lo so a memoria, però mi piace dirlo perché fai veramente 3000 cose. È una quasi vergogna, ma è proprio così. No, meno male. No, ho fatto un sacco di cose, ma perché credo che siano complementari una con l'altra e per poter dare il massimo devi specializzarti. E tu ti sei specializzata proprio in estetica, ne parleremo fra un attimo. E do la benvenuta anche a Francesca Lovatelli Caetani, giornalista. Buonasera. Buonasera a te Francesca e benvenuta. Allora, io con voi, insomma, siamo tre bionde, di che cosa non possiamo parlare? Se di seduzione. Cominciamo a parlare di seduzione, perché Francesca Lovatelli Caetani è una grande giornalista. Tu hai veramente rubriche in diversi giornali, dal Giornale, Libro, La Prealpina, Eva 3000, insomma, di cose ne hai fatte tantissimo. Però io sono rimasta incuriosita da Cronaca Qui, cioè una rubrica che si chiama Sex in the City. Sì, su quotidiano Cronaca Qui, che è un quotidiano di successo, ha questa rubrica dal titolo Sex in the City che esce il martedì. E la scorsa settimana ho intervistato Lisa. Sì, perfetto. Dobbiamo assolutamente citare, certo, questa intervista. E mi occupo di interviste sulla seduzione ai personaggi. Quindi passo da Marina Ripa di Meana a Umberto Smaila. Ecco, vediamo a scrittori. Vincenzo se mi fa un primo piano di Umberto Smaila. Qui sì. Sex in the City. Cos'è che dice? Quella volta ho fatto l'amore sul pianoforte, addirittura. Sul pianoforte, perché ovviamente lui è un musicista, è un cantante, quindi la musica è ovviamente la colonna sonora ideale per l'atto erotico per eccellenza. Ci sono due domande un pochino piccanti, sì. Non so a che ore sono adesso, siamo in fascia protetta, quindi non no, possiamo parlare. No, comunque sono molto garbate, ecco, sì, chiedo sempre a Vincenzo di inquadrare. Comunque sul filo dell'ironia, della buona educazione e del rispetto soprattutto dei lettori. Perché... Certo, poi tu sei maestra proprio nello scrivere, l'ho visto anche insomma l'intervista che hai fatto a me, è davvero molto bella, mi è piaciuto tanto, è stato un piacere lavorare con te. Tu sei tra le altre cose, il cappello è così seducente. È così seducente, sì, perché sono i particolari a fare la differenza, certo. Quindi un cappello, un fiocchetto, una pettinatura, una scarpa non particolarmente regolare è quel particolare che come un viso non simmetrico crea l'atto della seduzione. E poi tu in quel della Milano so essere una promotrice di mode. Promotrice di eventi, organizzatrice, mi occupo anche di ufficio stampa, ma io di seduzione non so nulla, ogni giorno imparo qualcosa. Bella, tutte queste. Dvorah Ancona, gliel'hai già fatta l'intervista? No, Dvorah sarà una delle prossime intervistate, ma è un grande medico tanto, che conosco da tantissimi anni. Ci conosciamo da molti anni e io infatti la conosco come seduttrice, questo è vero, l'hanno sempre detto anche in giro. Non è sì, vero. Sì. Quindi vuol dire che hai scelto di affrontare un campo che già conoscevi, assolutamente sì. Ecco, per me era importante, comunque mi è piaciuto abbinare queste due donne comunque di grande esperienza, di grande cultura e saggezza, perché no? Perché mi raccontate sempre cose molto comunque molto la bellezza vere. E la seduzione vanno di pari passo, certo. Non la bellezza per forza perfezione, ma la cura nei particolari, come lo sguardo, uno sguardo pulito, quello che dicevamo prima, quando questa palpebra è un po' cadente, comunque sia, non è che ti puoi alzare la palpebra e guardare in un modo più seducente. Oppure le labbra, purtroppo bisogna tenerle sempre ben corrette, senza esagerare, non di grossi volumi, ma delineate. Oppure le gambe, scusate, guardate qua, le gambe della sì, nostra vabbè, donna. Dai, no, no, adesso. Non è vero, sono molto seducenti, le grazie. Vedi tutte bene sì, appoggiate, ben perfette, tutte curate, anche chiaramente tutte e due, certo, perfetto. Vedo che le hanno inquadrate sono anche coperte. Quelle. Sì, no, sì. Ma è vero, coperte o non coperte, comunque hanno il loro perché, cioè devono essere modellate, avere un che di eleganza, ripeto, non è che sia poco, ma anche le mani lo possono essere, lo dicevamo anche prima, e a questo proposito ad esempio si possono fare delle cure, quando ci sono delle macchie è importante andarle a togliere, senza esagerare, ecco, soltanto per dare quell'aspetto un po' di fresco, di tensione piacevole, niente infatti di più. Tu lo dici sempre, senza stravolgere la natura, ecco, quello che poi noi troviamo anche nel tuo studio, nello studio Yuva, è sempre molta...
la possibilità di migliorare il nostro aspetto mantenendo comunque i nostri tratti che abbiamo sempre avuto. Assolutamente sì, perché lo spirito è quello che bisogna praticamente andare a ringiovanire la nostra pelle, idratarla, far sì che si sviluppi quello che è il nostro collagene, ma non cambiare assolutamente i connotati. Questo non va assolutamente fatto, se no rischiamo di diventare ridicoli come un po' i personaggi che ahimè si aggirano per Milano e si vedono appunto queste bionde. Certo, siamo bionde, siamo infatti dieci. Francesca. Si vedono dei stravolgimenti incredibili. Quindi della persona, insomma, dei volti. Eccessivi. Quindi, certo, ecco, l'eccessivo. Anzi, un medico estetico dovrebbe rifiutarsi, come fanno i medici estetici sì, seri, ecco, di operare. E quello che dico anch'io, ormai bisogna imparare a rifiutarsi di fare delle cose strane o strampalate. Anche perché prima di tutto siamo dei medici, quindi bisogna anche saper dire di no. Non deve essere soltanto un guadagno, anche insomma, un medico è un medico, deve dare della salute alla persona e non deve semplicemente cambiarla, far sì che diventi un mostro, sennò andiamo a finire male. No, sì, a strafare come in tutte le cose penso che non vada mai bene. No, infatti. Bisogna continuare. Certo, io infatti volevo fare una domanda sul fatto, ad esempio, così della seduzione. Ma che cos'è che trovano gli uomini più seducenti in una donna? Scusa, te lo chiedo al tuo posto, ma perché... No, chiedi, l'avrei chiesto. Quando viene una donna da me, su cosa agire anche certo, per prima? Certo, educatamente dicono, di solito le risposte sono le mani, i piedi, nella realtà secondo me gli uomini di primo acchito guardano il décolleté, seno, il lato B, le labbra, quindi dai, comunque insomma, tutto il viso sì, e sì, poi alcuni dopo guardano il viso, però io trovo che anche la voce sia certo un elemento di seduzione molto importante, soprattutto in un uomo. Noi siamo donne, guardiamo gli uomini, quindi un uomo affascinante che poi abbia la voce di Paperino ovviamente è non vero, è il massimo. L'intervista più bella che hai fatto, che ti ha dato più piacere? Guarda, l'intervista farla più bella è quella che devo ancora fare, sicuramente. Sì, dai, perché tra poi fatte, perdo. Tra gli uomini, abbiamo parlato di uomini, sicuramente. Una delle interviste più belle è quella allo scrittore Andrea G. Pinkez, perché è molto ironico, un uomo molto intelligente e quindi alla giornalista piace giocare anche con l'intervistato. Tra le donne, oltre a Lisa, che dai, ovviamente, vabbè, certo, l'affetto, insomma, anch'io sono okay, un essere umano. Carina. Sicuramente sì. Marina Ripa di Meana, sì, sì, lei è una grande. È stata una grande seduttrice, lo è ancora, certo, perché si può sedurre in tanti modi, nella vita e bisogna continuare. A qualsiasi età, giusto? Sempre, basta rimanere freschi. Basta rimanere freschi. No, ma non sto dicendo per tirare acqua al mio mulino. No, tirala l'acqua al tuo mulino. È vero, assolutamente. So che sei brava per davvero, Tora, cioè dai. Ti ringrazio, però è proprio una questione di freschezza, semplicemente di tono dei tessuti. Possiamo avere anche un po' di rughe, ci stanno anche bene, perché no? Anche perché poi qualche segno fa anche piacere averlo, vederlo, perché vuol dire che una persona non è una mummia finta. Però il tono nei tessuti, la freschezza della qualità dei pori che non devono essere dilatati, per esempio. Oppure il tono in un tessuto che non deve essere troppo magro, ma deve avere un tono nelle gambe piuttosto che appunto nel lato B o piuttosto che nel décolleté. Ecco, queste sono le cose importanti, perché se tutto uno è magra, ma poi scende tutta, è finita. Questo bene non fa, questo bello non è. Infatti, tu Francesca, nel mondo della notte milanese, senti parlare di queste cose sicuramente. Sì, ma di notte non si incontrano tanti uomini interessanti. Gli uomini interessanti si incontrano di giorno. Oh. Magari all'interno di un ufficio, al supermercato, perché la notte insomma non è foriera di grandi contatti, ovviamente contatti di sostanza, dove per sostanza intendo una relazione di lungo periodo, magari anche un fidanzamento, un matrimonio. Di notte si incontrano un po' degli scapestrati, perché gli uomini che a 40-50 anni vanno in giro fino alle 2 del mattino forse non hanno granché da raccontare, no? Cosa dici? Trovo che io la notte non la frequento, per cui questa cosa non la sapevo, ma allora sono contenta di non aver frequentato la notte, perché di notte, vabbè, io vado a letto abbastanza presto. Ma sì, per una cena qualche serata, insomma, volentieri, qualche festa, poi dopo. Ancora noi si va in compagnia andiamo di Francesca Lovatelli, perché lei è pioniera, lei sa dove andare. Questo è molto dove bello. Dove si mangia bene, perché anche certo la cucina è un modo per sedurre. Ecco. E gli uomini utilizzano la cucina per sedurre, sono più gli uomini a saper cucinare, noi donne ormai abbiamo perso questa buona abitudine. Io continuo a essere bravissima in cucina, so fare le lasagne alla bolognese benissimo, poi sono brava a fare l'arrosto, faccio il tiramisù, la torta di mela. Facciamo vedere l'intervista. Va bene, ecco, questa è stata qui, anche su Cronaca qui, la facciamo vedere al mio amico Calzaretti.
Kelty, ok, questa la torta qui, di mele, la torta di mele, uno dei must in cucina di Lisa. Di Lisa, beh, io... Sai già tutto di Lisa. Ormai qui si sa tutto. Avendo di me. Fatto l'intervista, sì. Dai, abbiamo pochissimo tempo, Deborah, dammi un consiglio per rimanere, abbiamo parlato, quindi a possibilità... Un lato molto importante da curare assolutamente, ecco, che deve essere sempre fresco, il collo. Il collo. Allora, bisogna curare il collo, perché ok, tutti curano il volto, questo è sicuro, ormai tutte le donne sono belle di volto, magari anche le mani in qualche modo le arrangiano, i guantini d'inverno vanno, ma il collo rimane un po' cadente, rugoso. Cosa meno. Possiamo fare? Ci sono delle apparecchiature, c'è un'apparecchiatura israeliana che si chiama Tripolar, che viene passata praticamente su tutto il collo, non è altro che una radiofrequenza, cioè genera questa apparecchiatura un calore che chiaramente crea un campo magnetico, questo porta alla formazione di nuovo collagene, nuove fibre elastiche e quindi più tono. Ed ecco che quindi uno ha un bel collo che non è da poco, perché alla fine il collo è segno di gioventù, segno di freschezza e poi è importante perché ci fa essere più regali, più seducenti. Ci prenotiamo seducenti, infatti, con tagliandi annuali. Brava, andiamo da Deborah a fare il tagliando, e mentre invece con Francesca, ecco, io continuerò a leggerti sulle tue riviste, tra le altre cose anche su Eva 3000, sì. Giusto? Tu hai sì. Un'altra rubrica. Sì, intervisto i personaggi, poi sulla pagina dell'Indiscreto a Palazzo, la pagina degli interni del giornale, però sulla seduzione ci concentriamo su Cronaca Qui. A me piace Anzi, molto ringraziamo la redazione che sì. Mi sopporta. No, siete veramente molto bravi, io ne ho letti diverse interviste, sono veramente molto accattivanti. Poi devo farti i complimenti perché tu sei molto garbata nello scrivere, perché non è facile comunque scrivere comunque di argomenti un po' piccanti, sì. Rimanendo però in regale, ecco, in maniera compita ed elegante come tu comunque sai fare. Bene, grazie, la puntata Lisa. È finita, io saluto la nostra amica giornalista Francesca Lovatelli, Caetani e Deborah Ancona, grazie mille di essere stata qui grazie ancora. Con noi medico chirurgo, professore Università di Pavia, specializzata in estetica. Signore e signori, buonasera, buon appetito a tutti e ci vediamo giovedì prossimo.